Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, con il rilascio delle SDK compatibili per i Mavic Mini, gli sviluppatori di terze parti si stanno davvero sbizzarrendo nel cercare di tirare fuori novità e funzioni al piccolo Mavic Mini. Però la cosa strana è che non ci stanno riuscendo tutti nello stesso modo. Infatti per alcuni è impossibile avere viewpoint per il Mavic Mini, mentre altri ci sono riusciti. Tipo lo sviluppatore dell'applicazione che andremo a vedere oggi, Eric Goldstein, spero di aver pronunciato bene il suo nome, che ringrazio per avermi rilasciato questa applicazione da provare, perché è davvero tanta roba, ragazzi. Questa applicazione secondo me spacca di brutto, perché uno, è una novità per il Mavic Mini avere viewpoint, e in più è fatta come piace a me, cioè avremo la possibilità di creare la missione da PC o Mac e poi di farla partire nella location dove andremo dal nostro smartphone. Quindi il bello è creare con calma a casa la missione con tutti i nostri waypoint, le altezze e in più con delle chicche davvero spettacolari, perché avremo anche la possibilità di vedere gli edifici in 3D, quindi sapere che altezza sono gli edifici. È davvero tanta roba, ma adesso andiamo con ordine, che poi ve la faccio vedere e poi facciamo anche un test. Allora, questa applicazione si chiama Drone Link, basta andare su App Store o Google Play, è gratuita l'applicazione per lo smartphone, quindi già è un'ottima cosa sapere che è disponibile sia per Android che per iOS. Quindi ragazzi, la prima cosa da fare è andare a scaricare l'applicazione. Quindi andate nel vostro store, che sia Apple o Android, andate a digitare Drone Link Flight. Eccolo qua, è questa, Drone Link Flight. Ovviamente io l'ho già scaricata, quindi vado a fare apri. Questa è l'applicazione. Adesso io non ho nessuna missione caricata, perché l'andrò a caricare dopo con voi per farvi vedere come funziona il tutto. Vado a cliccare sull'aereo in alto a destra e ci dà accesso all'applicazione. L'applicazione è visibile sia in verticale che in orizzontale. Quindi se la andiamo a girare, l'applicazione si metterà in orizzontale. Quindi l'applicazione per il volo è gratuita, quindi adesso dopo averla scaricata si può tranquillamente andare a volare e utilizzare questa applicazione per volare con il Mavic Mini. Ma non solo, potete usarla con tutti i droni DJI, per cui le SDK sono compatibili, quindi che sia un Phantom, che sia un Mavic Air 1, che sia un Mavic Pro, un Pro 2, quindi queste funzioni di waypoint sono, diciamo, compatibili con tutti i prodotti DJI che hanno, diciamo, queste SDK compatibili. Allora, adesso mettiamo giù un attimo lo smartphone. Quindi avete visto l'applicazione, questa non ve la sto a far vedere, tanto è gratuita, la potete scaricare, la potete comunque analizzare da soli, vedere, è in inglese, non è in italiano. L'applicazione, appunto, vi stavo dicendo, ve la guardate voi, il menu, le cose, perché sennò diventa un video troppo lungo. Quindi è gratuita, quindi la potete scaricare e analizzare e provare senza nessun impegno. Ovviamente diventa a pagamento dal momento in cui andate a usare waypoint, quindi dal punto di volo libero non c'è problema, però dal punto di vista dei waypoint, che poi è la parte interessante, perché l'applicazione in sé allora si usa tranquillamente quella di DJI senza nessun problema, non c'è bisogno di scaricare questa a meno che vogliate qualcosa di alternativo. Mentre con i waypoint allora diventa indispensabile avere questa applicazione. Quindi cosa dovete fare? Andate nel sito Drone Link, quindi digitate su Google Drone Link e vi trovate nella home page, che è questa. A questo punto non vi resta che andare a fare la registrazione, quindi i soliti dati essenziali, nome, cognome, username, password e email. Allora, a questo punto, una volta che siete registrati, andiamo a fare il login. Ecco, la schermata principale è questa. Quindi a questo punto siamo già pronti a creare la missione. Quindi facciamo una missione semplice, questa è casa mia per intenderci. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a cliccare sul più qua nel menu qua lateralmente, andremo a dare un nome alla missione, chiamiamolo test YouTube. Ok, andiamo a fare crea. Qui andiamo a fare ancora più new plane, qui andiamo a cliccare su il più new plane. A questo punto andiamo a mettere diciamo il simbolo della missione dove vogliamo, quindi questa è casa mia, vado a cliccare qua. Ok, adesso possiamo dare il nome a questo, diciamo, piano di volo, lo chiamiamo sempre test YouTube. Sì, ciao. Ok, a questo punto andiamo a fare avanti.
Qua possiamo, abbiamo due soluzioni. Allora, la soluzione è niente o specificare, cioè il punto di decollo. Se mettiamo specificare, dobbiamo proprio essere con il drone in un'area precisa di dove dobbiamo decollare. Abbiamo, mi sembra, tipo un metro e mezzo massimo di spostamento dall'area precisa, quindi dobbiamo proprio essere nel punto preciso. Mentre se lasciamo niente, a questo punto possiamo decollare da dove vogliamo, poi il drone da lì andrà ovviamente all'avvio della missione. Quindi lasciamo niente, perché sennò dobbiamo stare lì proprio a guardare al centimetro nel mio caso. Poi, cosa vogliamo che faccia il drone quando finisce la missione? Possiamo lasciare return to home, che mi sembra soluzione migliore. Poi abbiamo la, la velocità massima, lasciamo questa impostata, tanto comunque è solo un test, poi ognuno è libero di regolare e fare le prove che vuole. A questo punto facciamo avanti. Qua possiamo già andare a scegliere cosa vogliamo che il drone faccia, quindi andiamo a scegliere di mettere i waypoint. A questo punto basterà andare a selezionare dove vogliamo andare a mettere il primo waypoint. A questo punto ci dice a che altezza vogliamo sia il waypoint, lasciamo 30 metri, ma si può andare a mettere l'altezza che si vuole, ovviamente lasciamo 30 metri, poi qua reference lasciamo take off location, sotto lasciamo curved, lasciamo tutto diciamo in maniera base standard, così com'è di default, giusto per vedere la missione. Poi ognuno se lo regola come vuole, anche perché non sto ad entrarmi troppo nel menu, nelle regolazioni, perché sennò diventa un video lunghissimo, magari poi faremo un video in seguito. Questo è giusto un video per farvi vedere che il Mavic Mini è in grado di fare i waypoint e li fa pure in maniera perfetta. Allora, a questo punto lasciamo ancora tutto così, andiamo avanti e abbiamo creato questa sorta di missione che adesso dovremo andare a regolare. Quindi lui ci crea questa barra con punto A, punto B, punto verde, diciamo il punto di inizio. Possiamo andare a prendere i punti che vogliamo e andare a girarli come vogliamo, vedete? Ok, quindi io facciamo che parto dal mio giardino, vado nel giardino del mio vicino, poi a questo punto se clicco sul più qua a destra aggiungo un altro waypoint. Vedete che li posso aggiungere anche in mezzo tra uno e l'altro, posso aggiungere waypoint appunto per cambiare la forma al percorso che dovrà fare il Mavic Mini. Quindi questo però è un esempio molto semplice, ragazzi, giusto per farvi vedere come funziona. A questo punto il Mavic Mini farà questo percorso, quindi partirà dal punto viola, sale, poi si sposta al punto verde, e dal punto verde, che è il punto 1, inizierà a fare la tratta che gli abbiamo diciamo disegnato. Poi si possono inserire i punti di interesse, quindi lui si girerà verso i punti di interesse, possiamo inserire dei marker in cui potremo andare a dirgli quando arriva a quel punto cosa deve fare, tutte cose che però magari vediamo in un video in seguito, perché sennò diventa troppo lungo e troppo incasinato da fare in un video già di presentazione. E anche perché poi, ragazzi, magari vi lascio il link di YouTube appunto del canale Drone Link, dove ci sono proprio tutti gli step con i video che vi spiegano proprio dall'inizio alla fine come creare una missione e tutte le varie cose, e loro probabilmente l'hanno spiegato meglio di come lo spiegherei io. Quindi poi vi lascio il link del canale YouTube Drone Link, quello ufficiale appunto degli sviluppatori di questa applicazione. A questo punto potremo andare, andando a cliccare col tasto destro, potremo andare ad inserire un nuovo componente, quindi diciamo un nuovo componente, e possiamo andare ad inserire magari un orbit. Quindi l'orbit lasciamo tutto di default così come è. Dopo vedete, potete andare a modificare il raggio, dopo quello lo modifichiamo, l'altezza lasciamo quella uguale agli altri diciamo waypoint. Potete scegliere se volete che vada in senso orario, antiorario, la velocità, io lascio tutto di default in questo caso, giusto per farvi vedere. Poi vado a prendere l'orbit che abbiamo creato e vado a rimpicciolirlo. Quindi vado a rimpicciolirlo su questa casa che è in costruzione, quindi è disabitata, è qua da parte a casa mia ma non è abitata, quindi vado a fare un orbit sopra alla casa. Quindi avremo
cosa avremo? Avremo il drone che parte, fa il percorso dal punto 1 al punto A, al punto B, al punto C, poi dal punto C si sposta e farà l'orbit per poi ritornare al return to home, cioè ritornare da dove è partito. Quindi adesso la missione sarebbe pronta già per l'utilizzo, però nel caso vogliate vedere come si comporterà il drone, quindi avere un'anteprima, le soluzioni qua sono due. Allora, la prima è semplicissima, clicchiamo su questo simbolo qua che ci dice mission preview, lui crea l'anteprima, ok, quindi andando a cliccare su play, cosa succede? Ci fa vedere in anteprima il percorso della missione, ok? Quindi creerà appunto il percorso, o meglio farà il percorso che dovrà fare il drone quando andremo appunto all'esterno. Adesso vado a interromperlo, qua abbiamo tutto, vedete l'altezza, le cose, tutto quello come se il drone stesse volando veramente. Quindi vado a chiuderla un attimo, perché poi volevo farvi vedere che qua se clicchiamo sull'orologio abbiamo mission estimate, quindi abbiamo quello che è la missione, nel senso che vedete che per fare questa missione ci metterà 1 minuto e 26, sono 193 metri tutto il percorso che dovrà fare, le foto sono 0, video 0, ah ecco cosa non ho fatto, vedete non ho impostato la videocamera, quindi esco un attimo, vado a modificare la missione cliccando sul simbolo arancione qua in mezzo, sul numero 1, vedete qua Add Automatic Capture, vado ad impostare video, quindi gli do l'ok, stessa cosa vado a fare nell'orbit, quindi vado a selezionare video, se no potete selezionare foto, quindi vado a fare ok, quindi adesso ho attivato anche questo, adesso andiamo a vedere il mission estimate e vedete che abbiamo due video, quindi adesso è impostata anche appunto la registrazione video che mi stavo dimenticando prima di impostare, quindi andando a vedere appunto diciamo il risultato finale della missione si riesce a diciamo anche a capire se si è commesso qualche errore nella creazione della missione. Quindi a questo punto vado a vedere l'altra diciamo anteprima del volo, che secondo me è ancora più figo. Allora torniamo sempre nella schermata quella di prima dell'anteprima, ok, però vado a cliccare quel simbolo qua del mondo Export to Google Earth. Cosa vuol dire? Che se avete installato, e vi consiglio di farlo, l'applicazione Google Earth, che è disponibile sia per PC che per Mac, l'andate ad installare, quindi vi viene buona per qualsiasi cosa, anche per vedere determinati posti, location, vi fa fare davvero di tutto, di più se non l'avete installata, comunque anche se non mi interessa per questa anteprima, anche se secondo me è figo appunto per vedere questa anteprima. Quindi a questo punto basterà andare a cliccare sul simbolo del mondo, qua Export to Google Earth, andiamo a cliccare e andiamo a scaricare la missione che abbiamo fatto, quindi basterà andare a aprire la missione che abbiamo creato, test YouTube, l'ho scaricata anche due volte, quindi a questo punto ci carica la missione che abbiamo fatto, ci porta subito nella location dove deve fare la missione ed ecco qua che abbiamo la missione, cioè guardate ragazzi che figata, perché abbiamo in 3D proprio l'effetto della missione, quindi vediamo tutto il percorso ma vediamo anche tutto l'ambiente circostante alla missione, quindi vogliamo in totale sicurezza appunto perché sappiamo cosa abbiamo o meno a livello di ingombri, non abbiamo forse i pali della luce purtroppo, però a livello di case tutto o montagne o colline abbiamo realmente quello che sono le altezze, quindi ragazzi tanta roba, abbiamo anche le piante, quindi abbiamo le altezze praticamente di tutto. A questo punto se noi andiamo a cliccare su test, ok, vedete che abbiamo la possibilità di fare fly motion, quindi andando a fare fly motion, cliccando sopra fly motion, guardate ragazzi che figata, ci fa proprio il percorso in 3D del quello che farà il Mavic Mini, quindi tanta roba, guardate che figata pazzesca, quindi lui parte, fa tutto il percorso di quello che vedremo, di quello che registrerà, di quello che appunto sarà il percorso del Mavic Mini, quindi secondo me una figata pazzesca anche questa, a me piacciono un sacco queste cose, davvero tanta roba, vado a interromperla. A questo punto abbiamo creato la missione, l'abbiamo guardata, siamo diciamo consapevoli che la location dove andremo a volare non dovrebbe avere impedimenti e ci dovrebbe far fare il nostro volo così come l'abbiamo pianificato. A questo punto basterà andare a aprire l'applicazione Drone Link nel nostro smartphone,
andando nel nostro account, appunto, avendo appunto pagato l'account, perché a questo punto per fare tutto questo avremmo dovuto comunque pagare 20 euro, che è il costo appunto dell'applicazione per usarla con i WePoint. Ma secondo me li vale tutti, perché c'è un gran lavoro dietro per creare tutto questo, ragazzi. Cioè, adesso parliamoci chiaro, comunque c'è tanto lavoro ed è giusto che venga ripagato, secondo me. Allora, a questo punto entro nel mio account e vedete che c'è test YouTube, cioè quello che abbiamo creato nel PC un attimo fa, adesso è già nello smartphone, quindi pronto per essere utilizzato. A questo punto non ci resta che andare a fare load plane e abbiamo la missione pronta, andando adesso ovviamente non mi permette di fare il play da parte alla scritta test YouTube perché il drone non è connesso, ma se fosse connesso il Mavic Mini basterebbe fare play e la missione parte. Quindi ragazzi, non ci resta adesso che andare a provare appunto questa missione che abbiamo creato, il test YouTube per Mavic Mini dei WePoint. Andiamo! Ok ragazzi, il Mavic Mini è pronto ed è pronto ad eseguire la missione. Entriamo nell'applicazione Drone Link, nell'account che abbiamo creato, e vedete che c'è la missione appunto come vi ho fatto vedere già quando eravamo nello studio. Quindi facciamo load e andiamo a caricare la missione del Mavic Mini. Ok, il Mavic Mini è pronto, la missione è caricata, abbiamo il GPS, abbiamo tutto, quindi basterà fare test YouTube. Quindi andiamo a cliccare play, parte il countdown e il Mavic Mini è pronto a decollare. Quindi io non tocco niente, guardate, Mavic Mini parte ad eseguire la missione. Io, guardate, non sto toccando niente. Vediamo come si comporta. Ok, adesso parte, è andato al punto di partenza da dove deve partire la missione, perché qua lui è decollato da qua, ma deve andare all'inizio del punto 1, quello che era verde nella missione, se vi ricordate. Quindi vedete che fa tutto il percorso che doveva fare, quello che gli abbiamo preimpostato. Vediamo poi come fa l'orbit intorno alla casa in costruzione. Quindi arriva lì, adesso dovrebbe andare al punto di fare l'orbit. Vediamo. Ok. Infatti, guardate, si dirige verso l'orbit. Ha fermato la registrazione perché ha fatto due registrazioni diverse. Una per i WePoint e una per l'orbit. Però si può fare anche una cosa unica, basta aggiungere più WePoint e non fare il punto morto tra un passaggio e l'altro. Però come vi ho detto prima, questo è solo un video test per farvi vedere che c'è la possibilità di avere WePoint e in questo caso, ragazzi, funziona davvero bene. In più a me sta cosa che si creano le missioni dal PC, poi si va nella location, si schiaccia play e va tanta roba. Poi la possibilità di avere il 3D della missione, altra cosa importante. Quindi la missione è finita, mission accomplished, e adesso il Mavic Mini torna da dove è partito, quindi ritorna praticamente qua dove sono io. Sta arrivando, è qua sopra di me. Quindi ragazzi, avete visto che figata pazzesca, cioè secondo me tanta roba. Poi non vi ho fatto vedere tutto, ve l'ho detto, perché è davvero regolare, c'è tante cose che si possono inserire, non inserire, però non ho messo tutto nel video perché sennò diventava troppo lungo. Poi ve l'ho detto, vi guardate tutti i tutorial dal canale ufficiale. Eccolo qua il Mavic Mini che sta arrivando, è che sono partito proprio in un'area piccolissima dove c'è poco spazio. Adesso lo faccio dire un po' io, perché mi va a beccare l'ombrellone. Quindi eccolo qua, Mavic Mini che sta arrivando. Beh, guardate, si è fatto la missione ed è qua, tanta roba. Figata, no? Figata pazzesca. Quindi ragazzi, questo video era solo per farvi vedere che c'è la possibilità di avere i WePoint, e in più non è una versione beta, quindi è una versione che è già funzionante, funziona già benissimo. Aspettate che spengo il Mavic Mini, sennò con sto caldo inizia anche a bollire.
Quindi ragazzi, questo video era solo appunto per farvi vedere tutto questo, poi tutto il menu completo di quello che si può fare dalla pagina appunto della creazione della missione, non sono stato a farvelo vedere, magari ci faccio un video prossimamente dedicato solo a quello, quindi non andremo poi a provare la missione, se no diventa un video davvero lunghissimo, però avete visto che è figo e poi lo fa bene, cioè quello che fa lo fa davvero bene, quindi al Malchimi mancava questa cosa e adesso ce l'ha. Poi questa applicazione, vi ripeto, costa 20 euro, o meglio, l'applicazione è gratuita, come vi ho detto all'inizio video. Poi se volete, avere la funzione dei waypoint, vi dicendo, dovete pagare 20 euro quando vi andate a registrare nel sito. Però secondo me li vale tutti, perché ti si tira fuori qualcosa da questo gioiellino, ancora di più di quello che già dà, che è già tanto, Però si ha ancora qualcosa in più. Poi l'applicazione comunque ha altre funzioni, anche l'applicazione stessa, che però anche quella non vi sto adesso a far vedere, se no non ne usciamo più. Prossimamente la vedremo bene, quindi tanta roba. Ringrazio ancora Eric che mi ha dato la possibilità di provarla, perché non pensavo, perché comunque tante voci attualmente dicono che non si possono avere i waypoint, ma lui ci è riuscito, in più ci è riuscito anche in maniera strafiga. Poi questa app ovviamente è disponibile sia per iOS che per Android, rende il tutto ancora meglio, perché possiamo utilizzare sia iOS che Android per fare questi waypoint. E una cosa che però non vi ho detto all'inizio video, che se usate un Mac come l'ho usato io, funziona meglio la creazione della missione con Chrome. Quindi installate Chrome nel caso, perché secondo me lavora meglio nella creazione della missione. Si riesce anche con Safari, io l'ho fatta anche con Safari, quindi si riesce anche con quella, però con Chrome secondo me lavora meglio. Quindi nel caso installate Chrome per creare la missione. Quindi ragazzi, spero che questa anteprima e soprattutto questa notizia, e soprattutto questa non notizia, questa diciamo reale opportunità che si ha di avere Waypoint con DJI Mavic Mini vi sia piaciuto. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove vi porto tante volte le novità prima che su YouTube, come informazioni perlomeno. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!